Siamo con il signor Becchi, allenatore del Villa Saviola. Mister, a parte il divario tecnico tra le due squadre, la sua compagine è parsa giocare con un atteggiamento troppo remissivo, quasi rassegnata al peggio. Sì, abbiamo dei giovani che hanno mai giocato il calcio e prendiamo quello che viene. Cosa vuoi fare? Capisco l'amarezza per il risultato finale. Ma siamo abituati. Beh, comunque allora è bello che prendiate decubertinianamente lo sport. L'importante è partecipare. Sì, certo. Adesso quando i miei ragazzi avranno un po' di esperienza, speriamo nei risultati migliori. Siamo con Marcello Biancardi, uno dei dirigenti della Polisportiva Sermide. Marcello, facciamo un breve bilancio di questa prima metà del girone d'andata. Pareggio senza infamia e senza lode all'esordio Ostiglia, bruciante sconfitta interna contro il Magnacavallo, preludio alla burrasca del cambio di panchina tra Ranzi e Savoia. Poi 5 vittorie consecutive ed il primato solitario. Sono molto, molto contento, molto soddisfatto dell'andamento della stagione, che rispecchia, diciamo, la stagione scorsa, con questo filotto di vittorie che ci ha portato in testa alla classifica. Sono felice in modo particolare per i giovani, per i ragazzi che si sono inseriti molto, molto bene nel contesto, che stanno partecipando con entusiasmo, i vecchi che cominciano, diciamo, a fare così, diciamo, da chioccia a questi giovani, e il gruppo si sta formando, un gruppo forte e solido che ci sta dando e ci darà molte soddisfazioni. Marcello, riusciamo a strapparti i nomi dei giovani che più ti hanno impressionato? Ma i giovani, diciamo, mi hanno impressionato, diciamo, un po' tutti. Mi posso anche sbilanciare, lo voglio fare, non sono allenatore, però dico che Travaini, Negrini, lo stesso Bertelli stanno dando veramente tantissimo, e in modo particolare Speltri si allenano con grande serietà, grande umiltà. Gli altri stanno arrivando pian pianino, stanno capendo un attimo come così quello che gli chiede l'allenatore e diciamo gli anziani in campo, e pian piano sono convinto che raggiungeranno lo stesso identico livello di questi che ho appena menzionato. E poi per concludere, a noi ha molto impressionato Lovisio, 16 anni e gol al debutto. Sono felicissimo per Rudy, perché è venuto in Coppa giovedì, ha giocato 2 minuti, lo stesso è tornato oggi, Leo gli ha dato questa opportunità, è una grandissima soddisfazione credo per lui, ma soprattutto per noi come società, perché appunto sui giovani ci puntiamo molto. Siamo con Rudy Lovisi, 16 anni, al debutto in prima squadra e gol. Io sono molto contento di quello che e ringrazio soprattutto i miei allenatori che mi hanno dato questa possibilità di fare un gioco in prima squadra, e niente, sono molto agitato e contento per il gol che ho fatto e basta.